Oggi giornata importante per la Marina Militare. Assieme, in una giusta sintesi, il lato operativo e quello addestrativo. Dalla stazione navale Mar Grande della Marina Militare hanno preso il largo il cacciatorpediniere Luigi Durand de la Penne e la nave scuola Palinuro per le rispettive campagne di istruzione. I 125 allievi della seconda classe dell'Accademia Navale del corso Dunatos continueranno con l'imbarco su nave Durand de la Penne, un percorso iniziato l'anno scorso con l'Amerigo Vespucci. La campagna entrerà subito nel vivo e la nave, al comando del capitano di vascello Armando Simi, sarà da subito impegnata nell'operazione Mare Sicuro. Poi, superato lo stretto di Gibilterra, si andrà nel Golfo di Guinea per un'operazione di diplomazia navale. Nave Palinuro è invece impegnata nella sua 50ª campagna di istruzione e imbarca 35 allievi marescialli del corso Kratos della scuola sottufficiali di Taranto. Partita lo scorso 24 maggio dalla Spezia, nave Palinuro ha toccato i porti di Ancona e poi Vasto, Augusta, Trapani e infine Gaeta per fare rotta poi a Taranto. La campagna degli allievi marescialli porterà la nave nei porti di Kos, Istanbul, Costanza, Batumi e nella mitica Argostoli a Cefalonia. La campagna di istruzione delle navi Durand de la Penne e Palinuro terminerà a Livorno il prossimo 23 settembre. A salutare le due navi e gli allievi, oltre a parenti e amici, il comandante in capo della squadra navale, l'ammiraglio di squadra Donato Marzano. Già l'anno scorso abbiamo unito l'utile al dilettevole, quindi abbiamo fatto una full immersion degli allievi in Mare Sicuro già l'anno scorso. Quindi stiamo ripetendo un'esperienza quest'anno, tra l'altro in particolare il della Penne andrà in un'area molto importante dal punto di vista della sicurezza nazionale, che è il Golfo di Guinea, e quindi è una doppia full immersion per gli allievi seconda classe. Noi ormai conduciamo con Mare Sicuro la protezione dei nostri interessi da svariati anni, lo facciamo in assoluta serenità, d'intesa con gli alleati NATO e UE, d'intesa con i paesi rivieraschi, quindi d'intesa con la Libia, perché noi stiamo monitorando, anche addestrando il personale della Marina e della Guardia Costiera Libica a bordo di nave Gorgona che adesso è a Tripoli, quindi è un lavoro di contrasto alle attività illecite, contrasto al terrorismo, e in questo la missione è comune con tutti i paesi mediterranei.